è uscita la guida gay americana più importante, dice ai turisti gay che sono, tu sai, ricchi, benestanti, eccetera, non andate in Sicilia perché i siciliani sono omofobi. Allora è una cazzata perché la Sicilia è una terra di assoluta tolleranza. C'è Taormina che è stata celebrata dai più grandi. Taormina ci sono delle foto bellissime e credo tra le prime sui nudi maschili, no? Di un noto fotografo che in questo momento non mi ricordo. Sì, me lo ricordo che è di fama internazionale. Ah, diciamo perché invece lo spirito siciliano è assolutamente aperto, super tollerante ed ha sempre ospitato il mondo gay. Spieghiamo perché, onorevole. Perché la Sicilia è una nazione e un popolo che ha costruito se stesso sull'apertura. Da qui, come tu sai, è il canto parte esemplare, sono passati tutti, quindi noi siamo plurali per natura, geneticamente plurale, e quindi il diverso è, come dire, normale per noi. Sì. Chi viene definito diverso per noi è normale. Certo. E perché si ha questa immagine, ovviamente secondo me inficiata da una certa filmografia, ma anche da pregiudizi? Come si può avere ancora questi pregiudizi? Penso che si possa spiegare storicamente come un residuo della presenza araba, no? Che come sai era molto, molto da questo punto di vista, molto rigida, no? Certo. Cioè questa presunta. No, dico, ma perché le guide gay, una guida gay importante come quella americana, si sente ancora di dire, ah, ma... Non so se tu per esempio ti ricordi il fatto che si diceva il maschio cammina avanti, Sì. Sicilia e la donna 2 metri indietro. Io quando sono stato proprio a Cairo qualche anno fa ho rivisto, ecco, questa scena, perché secondo me è un residuo che viene più che dalla cultura siciliana di terra aperta, perché sono passati tutti i fenici, i cartaginesi, i romani, i greci, i tedeschi, i francesi, gli spagnoli, quindi una regione che era al centro, era aperta verso la natura, in mezzo al mare, accogliente, ecco, la regione dell'abbraccio lo potremmo definire. Secondo me questa presenza ha portato tante cose belle in Sicilia, perché gli arabi hanno rappresentato tante cose belle, no? A cominciare dagli agrumi, però contemporaneamente questa mentalità di grande diffidenza verso il diverso, no? Come Certo. sai? Per chiudere, Domenico Nania, che appello fa? Ovviamente venite tranquilli, vi Appunto ospitiamo. all'accoglienza, alla cultura dell'abbraccio, Ok. è il diverso, è normale. Diverso e normale. Grazie mille.